Buongiorno per 99 TV ai nostri microfoni, due maestri dal Sud America, dal Venezuela. Abbiamo Johnny Gomez e Neybet Garcia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. E, progetto Manos Blancas è un progetto che sta girando in tutto il mondo, un progetto di recupero di immagine, di parole legate alla musica, di gesti legati alla musica. Neybet, ¿cuándo empieza este proyecto Las Manos Blancas? El coro de Manos Blancas, programa de educación especial, comienza en nasce nel 1995, circa 24 anni fa, ed è un progetto legato alla musica, alla discapacità, quindi bambini con problemi di udito, di vista, con problemi di dizione, quindi di comunicazione. E negli anni, con lo sviluppo di questo progetto, si sono resi conto che si poteva unire il bambino normodotato con il bambino con dei problemi e che si riusciva a fare musica anche se i bambini comunque avevano problemi di comunicazione e di comprensione. En fin, diversas discapacidades. Johnny, parto del mondo, de ruta, no? Con este proyecto. Llegáis aquí en el sur de Italia y ¿dónde os vais la próxima etapa? Bueno, es, la visión es seguir creciendo. Il progetto è un progetto basato su quello che è il raggiungimento del messaggio, che non esiste diversità, non esiste discapacità e che chiunque può fare musica. L'anima non ha discapacità. Noi ringraziamo i maestri dal Venezuela e grazie per essere stati qui con noi. Da 99 TV, buona visione.